Lurida Troia, spero ti violentino, la tua bambina di merda faccia la fine del gatto, sindaco bastardo, incendiatelo. E questi sono solo alcuni dei messaggi pieni di odio che sono stati pubblicati a seguito di un fatto verificatosi a Lucera. Una donna ha ucciso un gatto e il popolo degli odiatori si è scatenato non solo nei confronti della donna, ma anche nei confronti del sindaco e di un'altra commerciante che ha soltanto lo stesso nome della persona odiata. Ora, di fatti come questi, ce ne sono tanti e ci sono state delle sentenze che hanno condannato fino a 2 anni, di reclusione, oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali, coloro che hanno attuato questi comportamenti su internet. Ora, io ho preso spunto da questo fatto di cronaca per parlarvi del fenomeno degli haters. In molti me lo hanno chiesto, soprattutto delle insegnanti. E quindi vi parlerò molto brevemente, di quali sono le loro caratteristiche, di quelli che sono gli strumenti legislativi che abbiamo a disposizione e come imparare a comunicare in maniera non ostile. Magari vi lascerò anche, del materiale che potrebbe essere utile per l'appunto, soprattutto alle insegnanti, che potreste utilizzare magari per approfondire l'argomento. Allora, chi sono gli haters? Letteralmente sono coloro che odiano. Quindi sono persone che di solito non conosciamo, che sono anche detti leoni da tastiera. Leoni da tastiera proprio perché, a differenza dei bulli, si nascondono dietro a uno schermo e spesso utilizzano anche dei nomi che non sono i loro, quindi delle identità fasulle, inventate. A chi rivolgono il proprio odio? Gli haters, ci sono state delle ricerche che hanno dimostrato come gli haters colpiscono principalmente le donne, gli omosessuali, i migranti, i disabili e infine gli ebrei. Con quali contenuti? Sono sempre gli stessi. Il sesso, quindi minacce di violenza sessuale, di morte, di violenza fisica. E è successo anche a me in passato da parte di soggetti di estrema destra che insomma si sono rivolti alla mia persona in questo modo. Come mi sono tranquillizzata? Perché ho dato un profilo a queste persone. Chi sono? Quali sono le loro caratteristiche? Uno, sono soggetti estremamente insicuri. Insultare consente di schierarsi, quindi consente di appartenere ad un gregge. E quindi consente l'identificazione ad un gruppo. Sono persone che hanno paura, sono gelose, sono insoddisfatte e spesso ci rendiamo conto che l'odio viene utilizzato anche da persone furbette, in quanto l'odio e quindi i messaggi cattivi generano ranking, cioè fanno marketing. E quindi siamo attenti anche a questo aspetto. Infine, sono persone estremamente ignoranti, quindi rispetto agli argomenti che affrontano, utilizzano pregiudizi, stereotipi, quindi sono persone che con molta tranquillità possiamo lasciar perdere. Se vi interessa l'argomento, vi pubblicherò a breve un ulteriore video dove vi parlerò di quelli che sono gli strumenti legislativi che il nostro ordinamento ci mette a disposizione e su quali strategie noi possiamo adottare anche nella nostra comunicazione personale per comunicare per l'appunto in maniera non ostile. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è interessato mettete mi piace alla pagina Facebook del nostro studio legale di Gioia Clemente. A presto!